Sì, non è stata una partita entusiasmante. Il pareggio è comunque giusto. L'Inter è andata più vicino al gol nel primo tempo, si è smarrita nella ripresa. L'Ascoli è bene impostato, ha giocato una buona partita, ha meritato il punto che l'allontana dalla zona pericolosa. Adesso vedremo le immagini di questa partita che non è stata entusiasmante, come ha detto. Di Nicolini la prima botta, Zenga alza in angolo sul pericoloso sinistro dopo un suggerimento di De Vecchi. Sull'altro fronte è Baresi a impegnare Corti, è buono il controllo di petto e destro che fa volare sulla sinistra il portiere Marchigiano. Ancora Corti alla ribalta al termine di un'elaborata azione interista e cross di Pasinato. Altobelli interviene di testa, para Corti. Ancora Pasinato offre a Bagni un pallone alto e Corti è pronto a intervenire anche in questa circostanza. Ripresa, Beccalossi filtra bene nell'area di rigore marchigiana ma poi sciupa tirando a lato. L'Ascoli in avanti, Zenga annaspa un po' sul centro di Nicolini. 0-0, linea a Valenti.